Giorgia Meloni vorrebbe che il nascituro fosse un maschietto. Vedete? È scritto qua. Fosse un maschio, vedete? C'è scritto qua, lo vedete? La leader dei Fratelli d'Italia. Vorrei tanto, anche tanto, vorrei tanto fosse un maschio. Un maschio. Beh, no, non mi sorprende, non mi sorprende per niente che Giorgia Meloni voglia un maschietto, perché io ho già parlato di Giorgia Meloni ieri, e relativamente alle offese che Giorgia Meloni ha ricevuto nel corso del Family Day. Io ho fatto un video, però il mio video si basava su un articolo apparso sul Corriere della Sera, e in quell'articolo si diceva che Giorgia Meloni non aveva conosciuto il papà, insomma, il papà di Giorgia Meloni aveva lasciato la famiglia e lei è cresciuta senza papà. Poi vi ho spiegato che Giorgia Meloni è una romana della Garbatella. Io la Garbatella la conosco bene, sembra che si sia data da fare sin da giovane per dare una mano alla mamma, abbia lavorato nei bar e via di seguito. E Giorgia Meloni, non avendo avuto il papà una figura di riferimento maschile, o se volete virile, ha sempre inseguito il sogno dei valori forti, e vi ho già spiegato che i valori, siano i valori forti che i valori deboli, vagano nell'aria. I valori forti o deboli uno li prende in famiglia dal papà e dalla mamma, ma li può prendere pure dalla scuola, li prende dalla chiesa. Di certo Giorgia Meloni alla Garbatella avrà frequentato una delle due parrocchie della Garbatella, una si chiama San Filippo Neri, e io la conosco bene, e un'altra si chiama San Francesco Saverio, conosco anche quella. Ha frequentato una di queste due parrocchie, e nelle parrocchie respiri valori forti, i valori della fede sono valori forti. Allora, non avendo in casa Giorgia Meloni, non avendo in casa il rappresentante dei valori forti, perché si ritiene che il vir, il pater familias, sia in linea di massima il portatore dei valori forti, mentre si ritiene in linea di massima che la madre e la madre non sia la portatrice dei valori forti, magari la mamma forse è portatrice di valori più deboli. In linea di massima è così, no? Il vir, il pater familias dell'antica Roma. E allora lei, non avendo ricevuto dal papà i valori forti, li ha inseguiti, li ha sempre inseguiti e li ha assorbiti dalla scuola e dalla chiesa. Ora lei ha fatto, ha una sua relazione, mi pare che il compagno di Giorgia Meloni, mi pare, e non lo so, sia quello che alla Garbatella a Roma si chiama un fusto, sapete che fecero pure il film Il Principe Fusto, con un attore proprio della Garbatella. In questo momento non ricordo come si chiama, come si chiamava questo attore proprio della Garbatella, il Principe Fusto, il Principe Fusto. E adesso sarà interessante sapere come andrà a finire la storia qua. Vorrei tanto fosse un maschio. Certo, forse questa frase le è scappata questa frase, così, le è scappata, ormai non può più tirarla indietro. E adesso questi 9 mesi saranno tutti nell'aspettativa del maschietto. Maschietto, se si realizza l'aspettativa, bene, ma se non si realizza, la femminuccia è un domani che legge questi articoli. Non sarai mica tanto contenta, Giorgia Meloni. Se la tua. Se nasce. Io ti auguro che si realizzi il tuo sogno di fare un maschietto, però se nasce una bambina e poi qualcuno va a mettere in mano la bambina e questi articoli,
Lei ci resta male, eh? Vabbè, cari amici, dai. Questa è la situazione, va bene? Vorrei tanto un maschietto, dice Giorgia Meloni, capito? È una questione di genere, capito? Una questione di genere. Beh, qua mi fermo, vedremo come andranno a finire le rose. Ah, beh, io so sempre questo, io so sempre questo qua, La mia storia della filosofia, on the road, sulla strada. Perché io sarei un filosofo cinico, cinico vuol dire un cane, così Platone definì i filosofi di strada, cinici, cioè dei cani, eccomi qua. Beh, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.